2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. La gangrena di questa città è la gente che parla senza avere un briciolo di competenza. L'importante è aprire la bocca e dire qualcosa. L'importante è imporre agli altri il proprio punto di vista, chissà per cosa poi. La vicenda del termovalorizzatore non è una vicenda di poco conto. Non è un argomento su cui si può scherzare oppure esercitare il proprio io, il proprio narcisismo, oppure da usare per parlare male di avversari e demonizzare le persone che ti stanno antipatiche. E la questione invece è molto delicata e va affrontata sotto tutti i punti di vista e soprattutto va affrontata da chi ha le competenze per farlo e non da chi non le ha. Chi non le ha deve ascoltare e poi deve fidarsi di chi ha le competenze. In questa situazione poco ci importa se qualcuno si è offeso perché il presidente della regione non ha informato nessuno e roba del genere. Non è questo il problema, sono questioni di rapporti istituzionali. Il problema vero è cercare di capire che cosa si vuole fare e poi eventualmente contrastare e poi fare le barricate e poi raccogliere le firme. Qua a Gela si stanno raccogliendo le firme senza sapere che cosa si vuole fare. Allora la posizione più seria è quella che è stata assunta dal Movimento 5 Stelle, che per sua natura è contrario a ingeneritori, lo ha sempre detto, e che però ha chiesto alla società che ha il brevetto della tecnologia del termovalorizzatore che si vuole realizzare a Gela di inviare subito le carte. La posizione più seria è questa, perché si parte dallo studiare, dal fare analizzare a chi ha le competenze come stanno le cose, per poi avviare una strategia che vada nell'interesse di due aspetti fondamentali, imbarattabili, che sono l'ambiente e la salute. Tutto il resto sono contorni, sono discussioni che lasciano il tempo che trovano, è solo fuffa mediatica per passare un poco di tempo. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.